Consiglio dei Ministri ha sciolto per infiltrazioni mafiose il Comune di Rende sulla base della relazione redatta dai commissari nominati dalla prefetta di Cosenza. Per 18 mesi l'attività amministrativa sarà gestita dal commissario. La compagine amministrativa, intanto, che ha subito lo scioglimento, produrrà ricorso al TAR. Dalle carte dell'inchiesta della DDA su Crotone, nella quale risultano indagate 123 persone, è ipotizzato il cosiddetto sistema Sculco, che decideva incarichi e lavori. La Federconsumatori ha promosso nella sede della CGIL la campagna nazionale che mira a ridurre le liste d'attesa in sanità. Cosenza è intitolata la piazza, una piazza a Monsignor Nolè, il compianto vescovo, 9 mesi dalla scomparsa, in segno di gratitudine per quanto fatto in favore della comunità. E il calabrese Fabio Caserta, ex Benevento, il nuovo allenatore del Cosenza, che sostituirà William Viali sulla panchina dei rossoblù, contratto annuale con opzione per eventuale secondo anno. Grazie per essere con noi. Oggi ci occuperemo gran parte del provvedimento adottato dal Consiglio dei Ministri che, su proposta del Ministro Pontedosi, ha sciolto il Comune di Rende. Già si preannunciano reazioni, vi anticipo, la maggioranza che ha retto l'amministrazione rendese ha già fatto sapere che farà valere le sue ragioni in tutte le sedi opportune. Il primo passo sarà il ricorso al TAR, ma abbiamo un po' di servizi a farvi vedere. Cominciamo subito con questo che vi proponiamo, è di Paolo Talarico. La notizia tanto attesa è arrivata ed è certamente negativa per la città di Rende. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha deliberato infatti lo scioglimento del Consiglio Comunale e l'affidamento della gestione del Comune per la durata di 18 mesi a una commissione straordinaria. Da diverse settimane infatti si attendeva questa decisione dopo che la commissione d'accesso, composta dal prefetto Antonio Repucci, dal vicequestore aggiunto Giuseppe Zanfini e dal tenente colonnello dei Carabinieri Dario Pini, aveva consegnato la relazione al prefetto di Cosenza Vittoria Ceramella. Dalla stessa prefettura poi è partita una nuova relazione al Ministero dell'Interno che ha optato per lo scioglimento. Tutto nasce all'inchiesta Reset scattata lo scorso 1 settembre su disposizione della direzione distretto antimafia di Catanzaro sulle cosche di 'Ndrangheta operanti nell'area urbana. A suo tempo per il sindaco Marcello Manna e per l'assessore Pino Munno furono disposti gli arresti domiciliari poi revocati. Munno rassegnò le dimissioni mentre per Manna il percorso è stato ben diverso, contraddistinto da sospensioni per coinvolgimento in altre vicende giudiziarie. Dopo Reset a novembre una nuova inchiesta, questa volta diretta alla Procura di Cosenza, ha coinvolto il Comune di Rende, questa volta sui lavori pubblici, nuove accuse e nuove richieste di dimissione da parte della minoranza nei confronti del sindaco. Anche in questo caso il primo cittadino ha deciso di proseguire nel suo mandato. Qualche giorno fa poi la nomina del vice sindaco Marta Petrusevic, ultimo suo atto, prima della nuova sospensione e dello scioglimento. Per il Comune di Rende si tratta di una prima assoluta. Lo scioglimento è stato infatti solo sfiorato circa 10 anni fa. All'epoca un'altra operazione su presunte infiltrazioni mafiose avevano coinvolto l'ex sindaco Bernaudo, l'ex assessore Ruffolo. Arrivò la commissione d'accesso, ma venne appurato poi che non ci fu condizionamento. Questa volta la decisione del Consiglio dei Ministri è stata ben diversa. Allora, già nominate il commissario e i subcommissari, ci sono le reazioni, ascoltiamole subito. Rosalba Baldino. Non abbiamo nulla da temere, queste le parole della giunta e della maggioranza alla guida fino a ieri del Comune di Rende. Oggi, nel giorno, il primo dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale decretato dal Consiglio dei Ministri, compattamente i componenti del governo della città e i consiglieri di maggioranza in una nota affermano ingiustizia è fatta e annunciano il ricorso al TAR. Non appena fanno sapere conosceremo le motivazioni di tale provvedimento, intraprenderemo ogni azione legale
sociale necessaria a ripristinare la verità. Tante le reazioni alla notizia. Alfredo Antoniotti, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, definisce una sconfitta politica lo scioglimento per infiltrazioni mafiose di un comune nobile come Rende, che ha fatto la storia democratica del dopoguerra calabrese meridionale. Ci si chiede, conclude Antoniotti, se si poteva evitare e cosa sarebbe accaduto se gli amministratori al tempo avessero fatto un passo indietro. Mimmo Talarico, ex capogruppo di Attiva Rende, afferma: la città si è svegliata con il marchio di città mafiosa. Sappiamo che non è così, ma aggiunge, un marchio che provoca tristezza, indignazione, vergogna. Intanto il prefetto di Cosenza ha nominato i commissari che reggeranno il municipio rendese. Si tratta di Santi Gioffre, prefetto a riposo, Rosa Correale, viceprefetto vicario a Cosenza, e Michele Albertini, dirigente della prefettura di Brindisi. E Arcangelo Badolati è collegato con me. Arcangelo, non è un bel giorno questo per la comunità rendese, una città dove insiste anche l'università con 40.000 studenti. È una mazzata terribile, no? Quello di Rende, buon pomeriggio dalla Gazzetta del Sud, è un altro dei comuni del Cosentino sciolto per mafia, perché prima c'era stato Corigliano, poi c'era stato Scalea, poi Amantea, Cassano, adesso Rende. Una situazione molto complicata, con inchieste giudiziarie di vario genere, da quella della DDA Reset a quella Malarinta della Procura di Cosenza, e poi un'indagine della Procura di Salerno che riguardava fatti giudiziari afferenti l'ex sindaco. Una situazione complessa, una relazione molto molto ampia, quella fatta dai commissari inviati lì dal prefetto Vittorio Ceramella, 600 pagine in cui vengono esaminati moltissimi atti, delibere, e poi vengono ascoltate almeno una trentina di persone. Ci sono ex amministratori, ci sono imprenditori, ci sono anche dei dipendenti municipali, quindi aspettiamo di leggere, insomma, il contenuto del documento. Certo, non si scioglie a cuor leggero un comune così importante. Ricordate tutti cosa accadde a Reggio Calabria, un'altra città che non era stata mai sciolta, poi invece il provvedimento venne adottato. In questo caso vale la stessa regola, nel senso che capiremo poi dalle carte perché il Viminale ha fatto questa proposta al Consiglio dei Ministri, proposta che poi viene come dire, ufficializzata dal Presidente della Repubblica. La situazione, tra l'altro, giudiziaria di alcuni ex componenti della giunta in corso. Oggi stesso c'è stato il processo Reset, col deposito di altre intercettazioni che si riferiscono proprio all'indagine di Salerno, intercettazioni che chiamano in causa l'ex sindaco Manna. Vi è ancora in fase di chiusura delle indagini preliminari l'altra indagine avviata dalla Procura di Cosenza. Insomma, un quadro complesso. Probabilmente, ecco, il fatto di aver resistito in questi mesi ha portato allo scioglimento. Forse un provvedimento del genere, che dopo tutto non era così inaspettato, considerata la mole di atti giudiziari esistente, poteva essere scongiurato probabilmente da dimissioni, ma sono scelte politiche, ovviamente personali, che vengono assunte chiaramente con forza e con determinazione da parte degli amministratori che sono rimasti al loro posto. Di fatto adesso ho ricorso al TAR o meno, perché poi contro eventuali decisioni del TAR vi è sempre poi l'ipotesi del Consiglio di Stato. Chiaramente, se un governo scioglie un comune, poi non è che con una decisione, ammesso che fosse positiva una decisione del TAR, poi il governo molla, poi si fa un altro ricorso, si andrà avanti così, probabilmente, insomma, in una rincorsa a situazioni nuove che non è certo che verranno. La vera cosa che si verifica da oggi in avanti è l'arrivo dei commissari, 18 mesi di commissariamento, prorogabili di altri 6, probabili incandidabilità, insomma, una situazione che terrà Rende lontano dall'esercizio della democrazia, cioè dalla possibilità per la gente di votare i propri amministratori. Queste sono le regole, sed lex dura lex, dicevano i latini. D'altronde si è arrivati a questo punto perché si è resistito da parte della maggioranza sino a questo momento. Vedremo quello che succederà. Intanto auguriamo naturalmente buon lavoro ai commissari e speriamo, appunto, che Rende venga sempre ben amministrata. A te la linea, direttore. Ecco, ma adesso che cosa succederà? Cosa prevede la legge? La nostra Rosalba Baldino lo ha chiesto al professor Ignazio Guerino d'Ignazio. Vediamo. Professore, sì. Che succede adesso a Rende?
Allora, adesso succede quello che era prevedibile e previsto, che una commissione prefettizia si inseria, sostituisce gli organi, quelli che erano stati democraticamente eletti, che garantiscono appunto la democrazia di un ente locale, quindi sia giunta che consiglio, che è naturalmente anche il sindaco. E si va avanti almeno per 18 mesi che possono essere, diciamo, prolungati fino a 24. Adesso c'è anche da gestire il PNRR, i fondi che arrivano, lo può fare la commissione prefettizia? Sì, lo deve fare. Allora, è chiaro che la commissione prefettizia dovrebbe fare soltanto l'ordinaria amministrazione, però. Per esempio, i fondi del PNRR a cui insomma, ha fatto riferimento lei, è chiaro che come dire, è quasi un atto dovuto. Quindi la commissione prefettizia lo deve fare, deve cercare di farlo nel modo migliore possibile, insomma, anche per evitare che ci siano, come dire, delle perdite di carattere economico, finanziario. Quindi lo deve fare. Adesso che i componenti, diciamo, del consiglio che si è sciolto possono fare qualcosa verso la decisione dello Sì, scioglimento? senz'altro. E a volte ci sono stati dei risultati anche a favore, diciamo, di chi ha impugnato sia il provvedimento del prefetto di Cosenza e poi naturalmente la delibera del ministro, il provvedimento del ministro degli interni. Sì, chiaramente gli organi di giustizia amministrativa possono verificare la legittimità degli atti e quindi anche in questo caso sia il TAR che il Consiglio di Stato si può ricorrere al TAR e poi in seconda istanza al Consiglio di Stato. Questo è il parere del professor Guerino d'Ignazio. Andiamo avanti. Cambiamo argomento, ma parliamo ancora di cronaca perché torniamo sull'inchiesta che ieri, abbiamo raccontato ampiamente, quella che riguarda Crotone, il crotonese. Bene, nelle carte dell'inchiesta il GIP tratta ampiamente quello che definisce, chiaramente questa è un'ipotesi d'indagine, poi verrà tutto verificato, quella che chiama una sorta di sistema sculco, cioè l'ex consigliere regionale che decideva, secondo gli inquirenti, incarichi e lavori. Vediamo. È il nome di Vincenzo Sculco, probabilmente quello più ricorrente nelle quasi 400 pagine dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro nell'ambito dell'inchiesta Glicini Acheronte. Il 73enne, ex sindacalista e consigliere regionale, promotore ed esponente del movimento politico I Democratici, viene descritto come un soggetto molto influente sul territorio crotonese e catanzarese, che intesseva accordi volti a consentire la penetrazione di soggetti a lui vicini in enti territoriali e locali, società partecipate da questi enti, in modo da controllarne capillarmente le nomine, le assunzioni e le assegnazioni di appalti a imprese a lui gradite, così da consentire un controllo di fatto sui suddetti enti e disporre di un ritorno in chiave elettorale per il suo movimento e in particolare per la figlia Flora. Inoltre chiedeva l'appoggio elettorale degli esponenti di Cosca e 'Ndrangheta, beneficiando di un consistente pacchetto di voti, circostanza questa che gli consentiva di intavolare accordi con altri esponenti politici. Vincenzo Sculco, per il quale il GIP Battaglia ha disposto gli arresti domiciliari dalle indagini della DDA, risulta presente nella quasi totalità dei processi decisionali degli enti pubblici del comprensorio crotonese, quale maggiore esponente di un comitato di affari in grado di mettere a punto strategie preordinate ad un unico scopo, ovvero quello di garantire che i posti decisivi venissero occupati da soggetti graditi, nonché di individuare le ditte amiche verso cui dirigere i favori. Insieme ad altri soggetti, gli viene contestato l'illecito affidamento dei lavori di bonifica dell'area archeologica adiacente all'ex Mount Edison, gli illeciti affidamenti di contratti di fornitura di servizi in favore della Krones 4D SRL, l'illecito affidamento dell'incarico in favore della Contatto Comunicazioni SRL, l'affidamento della gestione della fiera mercato del maggio 2019, l'affidamento diretto dei lavori di manutenzione delle palestre delle scuole Alcmeone e Rosmini.
altri interventi sulle strade provinciali e altre vicende che, come scrive il GIP, non fanno altro che confermare la voracità dello Sculco e delle sue intenzioni di far acquisire ai suoi accoliti altri appalti commissionati dalla provincia di Crotone per ragioni politiche. Emblematica del suo modus operandi, la vicenda che ha riguardato la nomina dell'avvocato tesoriere quale componente del nucleo di valutazione presso la provincia di Crotone, il cui nominativo era stato perorato dallo Sculco, anche in questo caso in cambio di un ritorno in chiave elettorale. Ecco cosa dice in una telefonata. L'ho fatto entrare nell'OIB ora alla provincia. E una cinquantina di voti ho potuto prendere io. Questo era praticamente il pezzo di Gianluca Pasqua che ci ha fatto vedere che cosa contiene all'interno questa ordinanza, un'ordinanza copiosa, dove sono riportati tutta una serie di passaggi, che sono i passaggi degli inquirenti, e naturalmente, come dicevo prima, poi tutto dovrà essere verificato, certificato. Intanto questa è l'ipotesi accusatoria. Parliamo adesso invece di liste d'attesa in sanità, perché anche in Calabria, così come il resto del paese, la Federconsumatori ha messo in piedi una campagna per chiedere ai governi regionali di abbattere questo rituale molto molto doloroso per i cittadini. Isabella Roccano. Tempi sempre più lunghi per visite specialistiche, esami diagnostici e ricoveri. La Federconsumatori lancia la campagna nazionale Stop alle liste d'attesa, presentata nella sede della CGIL di Catanzaro. La campagna, che sarà attiva in tutto il paese a partire dal 30 giugno, coinvolgerà gli sportelli della Federconsumatori e permetterà anche segnalazioni online di disservizi subiti dai cittadini. La Regione Calabria, è stato sottolineato, ha ricevuto 15 milioni per recuperare i ritardi che si sono verificati nell'erogazione di prestazioni specialistiche, diagnostiche e dei ricoveri, e di queste risorse ha saputo spendere soltanto il 28%, a differenza delle regioni del nord, dove si è recuperato fino al 90% in alcune realtà. Insieme a questa campagna ha associato il monitoraggio dei tempi d'attesa in ogni regione. Questo perché ormai sono milioni i cittadini che attendono tempi lunghissimi per poter avere prestazioni specialistiche, per poter fare degli esami oppure per essere ricoverati. Il segretario della CGIL Sposato ha sottolineato come molti cittadini si rivolgano al settore privato a causa della mancanza di risposte da parte del sistema sanitario pubblico. Per fare buona sanità occorre fare questo grande piano di assunzioni nella sanità che il governo sta vietando alla giunta regionale. Su questo il presidente Occhiuto dovrebbe fare un'operazione di verità e dire che molte volte non si stabilizza e non si fanno le assunzioni i concorsi perché il governo attraverso il tavolo Duce dice di no. Quindi ci vuole un grande progetto di verità, e noi quello che abbiamo detto in questo momento bisogna fare presto, perché non ce la si fa solo con i medici cubani, bisogna assumere il personale e stabilizzare gli operatori. 9 mesi fa veniva a mancare il vescovo di Cosenza, Monsignor Nolè. Bene, la comunità cosentina era molto legata al suo vescovo, e ieri, proprio in segno di riconoscenza per quello che ha fatto durante la sua gestione dell'arcidiocesi di Cosenza e Bisignano, la città dei Bruzzi ha voluto intitolargli una piazza. Vediamo. Da oggi questa piazza, alle spalle del comune di Cosenza, non sarà più piazza Cenisio, ma sarà piazza Monsignor Francesco Nolè. Cosenza ha voluto così ricordare il suo arcivescovo scomparso lo scorso 15 settembre. Un gesto che vuol ricordare un pastore venuto alla vicina Basilicata e capace di integrarsi perfettamente nel contesto di una città che lo ha accolto con grande calore. Io mi sono insediato il 4 di novembre del 2021 alla guida della città. Il giorno successivo, anticipato soltanto da una telefonata di Don Luca, è venuto in comune a conoscere quello che lui ha sempre detto essere il suo sindaco. E da lì è partito un rapporto molto intenso, che è stato pieno di incontri fuori dai rapporti, dalle forme, fuori dai contatti e dai rapporti istituzionali. Ogni qualvolta, visto che lui stava sempre in mezzo alla gente, girava, non c'era
l'occasione che non lo vedeva protagonista, presente, attivo, sempre a dare il suo contributo, per cui sempre in mezzo alla gente. E ascoltava molto e quando sentiva qualche cosa che riguardava un intervento necessario per la città, per una famiglia, per un bisognoso o anche qualcosa che poteva riguardare anche l'amministrazione comunale, mi chiamava. Non poteva mancare alla cerimonia chi dallo scorso febbraio è alla guida della diocesi, ovvero Monsignor Giovanni Checchinato, il nuovo arcivescovo proveniente dal Lazio. Prima di arrivare a Cosenza per il suo ingresso si fermò a pregare proprio sulla tomba di Monsignor Nolè. Ma io sono andato per pregare sulla sua tomba e per chiedergli l'aiuto. Lui è davanti al mistero della pienezza del regno di Dio e quindi conosce la situazione della diocesi, ma conosce ormai faccia a faccia Dio e quindi è un intercessore potente. Per questo sono andato a pregare sulla sua tomba. E adesso ci colleghiamo con un imprenditore calabrese che è stato insignito, titolare di un'azienda che è stata insignita di un premio significativo, si chiama il Italian Food Award, è collegato con noi Arturo Crispino, grazie, abbiamo svegliata all'alba per questo collegamento. Allora, è un premio che viene istituito ogni anno da una prestigiosa rivista internazionale e l'azienda che lei dirige, Calabria Food, evidentemente è stata ritenuta meritevole di attenzione e quindi di menzione con un premio particolare. Sì, l'azienda, diciamo, della mia famiglia che io porto avanti insieme a mio fratello e a mia madre, e quindi rappresentiamo la seconda generazione, è un'azienda che quasi da mezzo secolo produce conserve di pomodoro, in particolare prodotti derivati dal pomodoro. Quest'anno, in occasione del Summer Fancy Food, che è una importante manifestazione fieristica che si tiene ogni anno a New York e alla quale partecipano produttori da tante parti del mondo, abbiamo appunto inteso candidare nella categoria conserve un nostro prodotto, dei datterini da agricoltura idroponica, e sono stati appunto ritenuti meritevoli e quindi di vittoria e di essere insigniti di questo importante premio. Ci gratifica anche il fatto di essere rientrati tra i primi tre, quindi insomma un posizionamento importante anche nella categoria ecosostenibilità, non solo per il nostro prodotto che è diciamo rispettoso dell'ambiente, perché l'agricoltura idroponica appunto consente, prevede un sistema che non utilizza il suolo ma bensì l'acqua, il frutto nasce attraverso l'acqua, attraverso un ristretto consumo di acqua perché c'è un sistema di recupero dell'acqua stessa e l'assenza di pesticidi perché il frutto cresce in un ambiente protetto. E questo determina poi una serie di caratteristiche salutari del prodotto stesso, l'assenza di nichel per esempio, l'assenza di glutine, è un prodotto 100% vegano, è un prodotto quindi che è molto apprezzato dai consumatori americani, ma ha l'attenzione dei consumatori di tutto il mondo, perché c'è ora un orientamento verso prodotti che appunto che hanno delle caratteristiche che diciamo utili per la salute e anche se non hanno l'aggiunta di conservanti, di coloranti, ma che comunque hanno un gusto diciamo molto, molto buono. In più l'ecosostenibilità è perché per il nostro packaging è rispettoso dell'ambiente, in quanto utilizziamo anche delle etichette che sono realizzate senza legno, ovvero con delle fibre di canapa da zucchero. Allora, intanto complimenti, e volevo sottolineare il fatto che la Calabria, i prodotti di qualità che si producono in questa regione non hanno nulla da invidiare. Il podio è importante perché sottolinea proprio questo, e anche la presenza dell'assessore regionale all'agricoltura è un riconoscimento del lavoro svolto. Grazie e complimenti, buon rientro in Italia.
Andiamo adesso a Castrovillare, dove c'è uno chef che è molto famoso su TikTok, questo social, che è stato ospite nel corso di un'iniziativa e ha preparato quello che ha denominato il panino Castrovillare. Vediamo. Con i suoi 3,4 milioni di follower su TikTok, 1,5 milioni su Instagram e circa 1 milione su Facebook, chef stellato di Gambero Rosso, Max Mariola, vera e propria star dei social, conquista anche il pubblico del Joy Festival. Tu di solito cucini per un pubblico in rete, questa sera cucinerai per un pubblico presente. Che cosa ci preparerai? Allora, farò un panino dedicato a Castrovillari, quindi con la soppressata, la cipolla di Castrovillari, l'olio qui della zona, i pomodori francese e un formaggio speciale che è un formaggio tipo un primosale buonissimo, stracchinato, eccezionale. Questo, sì, è il pane di Cerchiara, questo, signori miei, c'è tutto buono, c'è in Calabria. L'evento multidisciplinare organizzato dall'Associazione Culturale Alegria e realizzato con il contributo della Regione Calabria e del Comune di Castrovillari nella splendida location del Castello Aragonese ha chiuso l'edizione 2023. Raccontiamo che cos'è il festival, facciamo anche un bilancio. Allora, che cos'è il festival? È un momento di condivisione e di connessione tra le persone. Questa è la cosa più importante per noi, e creare appunto connessioni anche tra quelli che sono gli artisti con la loro esperienza, il loro know-how, il loro modo di interpretare l'arte e il pubblico. Quindi un bilancio positivissimo. E adesso lo sport con Anna Franchino ci racconta la scelta del tecnico che guiderà la squadra rossoblù del Cosenza nel prossimo campionato che inizierà il 19 di agosto. Un calabrese siederà sulla panchina. Vediamo. Firma sul contratto e il primo contatto con il Marulla per Fabio Caserta, allenatore del Cosenza dalle 21.06 di martedì 27 giugno. Il tecnico di Melito Portosalvo ha vinto la concorrenza degli altri allenatori sondati dal direttore Gemmi, convincendo anche il presidente Eugenio Guarascio. La piazza, solo virtuale per il momento, ha accolto benissimo l'ex centrocampista che, in quanto a curriculum, rappresenta uno dei migliori profili fra i tecnici che hanno occupato la panchina rossoblù negli ultimi anni. Amante del 4-3-3 non disdegna il 4-3-1-2, il 4-4-2. A Cosenza trova uno dei suoi pupilli, quel Giacomo Calò, che sia a Castellammare di Stabia che a Benevento era stato un punto fermo del suo 11. Scelta la guida tecnica, il direttore dei rossoblù dovrà concentrarsi sugli innesti da portare all'organico già a disposizione. E se Alessandro Micai, Manuel Marras e Marco Nasti tra 48 ore svestiranno il rossoblù, chissà se per sempre o solo per una breve pausa, mai come quest'anno negli ambienti del calciomercato risuonano nomi di vecchie e gradite conoscenze che potrebbero far capolino in città dopo aver scritto pagine importanti per il Cosenza e per se stessi. Gennaro Tutino e Andrea Lamantia, le suggestioni più attrattive per i tifosi che già sognano l'attacco rossoblù più forte delle ultime stagioni. Queste le notizie del calcio, adesso vedo già Cinzia Falcone con un ospite straordinario che saluto in maniera calorosa perché è molto molto stimata. Cinzia. Buon pomeriggio direttore, oggi accanto a me il sostituto procuratore della Procura Generale di Catanzaro, la dottoressa Marisa Manzini, parleremo con lei di tante cose ma soprattutto parleremo del suo ultimo libro, Donne Custodi, Donne Combattenti, un libro che attraverso il racconto di questo libro racconteremo la storia di donne che si sono ribellate al sistema dell''ndrangheta. Due casi di violenza contro le donne importanti, felicemente risolti, Crotone e Cosenza, e saremo in collegamento con l'avvocato Sabrina Rondinelli poiché è stata fissata l'udienza preliminare per il brutto caso di bullismo che c'è stato, si è verificato a ottobre dell'anno scorso proprio nella nostra città. A tra poco, non perdeteci. Allora adesso invece vediamo la rubrica della Calabria in piazza, dopo ci sarà spazio per la borsa, subito dopo la sigla del nostro giornale Libera. E a seguire l'appuntamento con il Focus, questa volta ancora destinato allo sport cosiddetto minore, con la nostra Anna Franchino. È tutto, grazie, ci vediamo più tardi.
prosegue in denaro la seduta delle borse europee, mentre i principali futures di Wall Street scambiano sotto la parità. A Milano il FTSE MIB guadagna lo 0,3%, il CAC 40 di Parigi e il DAX di Francoforte più 0,7%, l'IBEX 35 di Madrid più 0,6% e il FTSE 100 di Londra più 0,5%. Gli investitori mantengono lo sguardo puntato sul forum della Banca Centrale Europea a Sintra, dove è teso un panel formato dai presidenti dei principali istituti monetari del globo. Ieri la Lagarde ha ribadito una posizione hawkish, dichiarando che non si può abbassare la guardia né considerare la situazione come una vittoria, data la persistente dinamica inflazionistica. Ha inoltre comunicato l'intenzione di aumentare ulteriormente i tassi di interesse a luglio. In Italia, l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato un aumento del 6,4% su base annua, scendendo oltre le attese, più 6,7%, dal più 7,6% del mese precedente. Su base mensile, il dato è stabile rispetto a maggio, a fronte del più 0,3% del consensus e del mese scorso. Occhi puntati nei prossimi giorni verso i dati sull'inflazione delle principali economie europee e dell'Eurozona. Sul Forex, l'euro-dollaro risale in area 1,095, mentre il dollaro-yen resta stabile a 144. E rialzo il petrolio con il Brent più 1% a $73,2 e WTI più 0,9% a $68,4. Sull'obbligazionario, lo spread BTP Bund risale a 164 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,97%. Tornando a Piazza Affari, prosegue positiva la seduta di Prysmian più 2,4%, Leonardo più 2,1%, STM più 1,9% e Saipem più 1,8%, mentre le vendite colpiscono soprattutto Moncler meno 0,9%, Unicredit meno 0,8% e Bibr meno 0,5%. Grazie e al prossimo aggiornamento! Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. In serata, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni.